Credo che l'esperienza che ho potuto fare io lo scorso anno, 3 mesi, per 6 mesi, 7 forse per il mister, sono stati molto importanti. Sono stati importanti per capire le dinamiche dell'ambiente, le dinamiche dello spogliatoio, le eventuali necessità. È normale che l'obiettivo di quest'anno è l'obiettivo di miglioramento. Di miglioramento mirato, frutto anche di una programmazione, frutto di una volontà di crescita continua e costante senza voli pindarici, perché questo è fondamentale. Il Cavaliere Alvedi ci ha dato l'opportunità comunque di lavorare nel migliore dei modi e quindi lo ringraziamo pubblicamente perché, ripeto, sappiamo tutti che abbiamo una proprietà molto importante alle spalle e dobbiamo tutti dare il 100%, anzi il 120% per poter ottenere risultati che sappiamo bene che nel mondo del calcio non sono scontati, perché non sempre uno più uno fa due. La volontà nostra è quella di basarci su un gruppo che è stato costruito lo scorso anno, che ha passato una stagione di alti e bassi con qualche difficoltà, ma che è stato proprio con la difficoltà che si è compattato e ha dato il meglio di sé. E noi dobbiamo partire da quei concetti per poi immettere, strada facendo, le caratteristiche o meglio i profili che rispettano le caratteristiche ideali che ci servono noi come idea di gioco, come filosofia di gioco. Non servono, tra virgolette, i nomi, servono le caratteristiche idonee per rendere la rosa competitiva e completa nel suo globale. Le dinamiche di mercato sono cambiate rispetto a qualche anno fa, il mercato ha un andamento molto più lento. Da parte nostra, avendo comunque tra virgolette mirato i giocatori che riteniamo utili alla nostra causa, siamo disposti ad aspettare, perché credo che sia questa la filosofia giusta per andare a costruire la squadra secondo i canoni che noi vogliamo, quindi che ci siano effettivamente i profili giusti al posto giusto. Dall'inizio, quindi dal ritiro, perché questo ci permette di poter creare le giuste basi per iniziare il campionato in un certo modo. La responsabilità, le preoccupazioni, le pressioni, quelli fanno parte del nostro mestiere, quindi ci sono sempre, al di là di partire dall'inizio o di subentrare, quindi non ci creiamo alibi se magari subentriamo o viceversa. Quindi, per noi c'è sempre grande senso di responsabilità perché siamo comunque i, tra virgolette, i condottieri della squadra e quindi siamo davanti a tutti. Per me è bello ed è la cosa migliore poter iniziare dall'inizio perché comunque, ripeto, mi permette di poter lavorare come piace a me e soprattutto di poter conoscere subito dall'inizio i giocatori, anche se fortunatamente partiamo da, come ha detto anche il direttore, da una buona base, la gran parte dei calciatori della passata stagione sono rimasti. Si è cercato con grande intesa, grande unità di intenti, insieme al direttore generale, a me, al direttore sportivo Bonato, di andare ad individuare quelle caratteristiche che potessero permetterci naturalmente di alzare, no? Il livello qualitativo dell'organico. Avendo avuto quell'esperienza degli ultimi, soprattutto gli ultimi 3 mesi, dove la squadra ha dimostrato di esprimere il massimo delle proprie potenzialità. Sulla base di questo stiamo cercando di andare a immettere quelle pedine, ripeto, che ci possano permettere di poter partire come abbiamo finito e anche meglio, come ha detto anche il direttore, cercando sempre come obiettivo di migliorarci, è chiaro, senza porci limiti, ma cercando di migliorarci attraverso il lavoro quotidiano, giorno dopo giorno, di andare a migliorare quello che è stato fatto.